Buongiorno a tutti ragazze, questa mattina vorrei fare un video creazioni, dato che sto preparando delle creazioni per il mercatino che terrò il 22, 23 e 24 giugno presso un paesino vicino il mio. Allora vorrei cominciare con i bracciali, ne ho fatti tanti, questa è la prima parte, farò altri video perché ne ho fatti tanti, quindi vorrei evitare di fare video lunghi. Allora, il primo è questo. Questo l'ho fatto sia in rosa che in arancio. Ho messo due charms, un a cuoricino e l'altro a Tour Eiffel. Dei cipollotti sono due opachi e due crystal e delle margherite fatte in fimo con lo stampino. Queste sono le margheritine. Poi il secondo braccialetto è questo, è con una catena in plastica. Questo l'ho fatto anche in rosa. Ho messo due charms, uno cupcake e l'altro carrozzina, e ho messo le ciambelline. Sono molto simpatici per l'estate, sono colorati e spero che andranno bene come prodotto. Poi, sempre il braccialetto, ho fatto ieri il tutorial dell'omino pan di zenzero, ne avevo fatti 4, uno l'ho tenuto per me come phone strap e gli altri tre li ho montati sul braccialetto, sempre in catena in plastica. Ho messo la catena rosa per il biscottino con la glassa rosa, la catena bianca con il biscottino con la glassa al cioccolato che ho fatto il tutorial e la catena celeste per il biscottino con la glassa celeste con lo zucchero sopra, anche questo lo zucchero sopra. Sono molto carini e ho messo solo questo come pendente perché già la catena è abbastanza evidente e poi anche il ciondolino non è piccolino, è abbastanza, è quanto un quarto del mio dito. Sono molto carini. Poi vi mostro solo una collana per il momento, poi farò un video solo per le collane. Ho fatto questa. Avevo comprato parecchio tempo fa questi occhiali, questi ciondoli ad occhiali, non li ho mai usati. Ho fatto i baffetti in fimo e li ho attaccati con due anellini e due pezzi di catena in modo che reggono, gli occhiali reggono i baffetti. E poi ho messo un charms con un bambino. Questo l'ho fatto anche per la versione femminuccia, cioè ho fatto sempre ciondola d'occhiali, invece dei baffetti ho fatto le labbra rosse e ho montato una farfallina al posto del bambino con una collana un po' più evidente rispetto a questa. Questa è molto a roll-on, molto sottile. Poi passando ai portachiavi, ho fatto un portachiave a gelatino, ne ho fatti due così, uno questo qui. Poi devo ancora montare catenina anellino, il cono io mi somiglia a quello del Mac, quindi è molto carino. Questo ho preso lo stampo da Erika, che mi piglia male. È uno stampo, è bello, molto molto bello. Poi ho fatto il portachiave di Agri-Birds. Volevo fare tutti gli amichetti, ma è troppo lunga come cosa, quindi lascio stare. Poi ho fatto delle spille, ne ho fatte due tipi, uno pan di stelle e l'altro a biscottino, ne ho fatto 5 pan di stelle e 3 biscottino. Ok,
carta di portachiavi abbiamo finito con le spille. Ora passiamo agli orecchini. Ho fatto una serie di orecchini al lobo, ve ne faccio vedere uno per tipo, ma ci sono ho fatto tante coppie di questi che vi sto facendo vedere. Allora, questi sono sul viola, li vedete azzurri, sono tipo un mazzettino di fiori, vi avevo fatto vedere l'anellino la volta scorsa. Ho fatto degli orecchini con i crisantimini, questi ce li ho di tutti i colori, vi faccio vedere solo questi in rosa. Sempre con il lotto dei cabochon ho montato questi, sono le roselline, le ho fatte in tanti colori, e questi fiorellini e viola li ho anche in altri colori. Questi che sono uno dei miei preferiti, rappresenta una rosellina con tutte le foglioline, questi ce li ho di vari colori. Qua, questo è un altro tipo di rosellina con le foglioline, dei cuoricini, sempre rappresentano dei fiorellini, ce l'ho anche in rosa. Ora passiamo agli orecchini, questi sono quelli acquistati e montati, qua non c'è niente di mio. Ora vi faccio vedere quelli invece in fimo. Ho fatto dei cuoricini tipo tun, molto semplici, non sono complicati da fare perché usi lo stampino, il primo stampino più grande e l'altro stampino solo nel imbossare il cuoricino e dopo si pittura. I girasoli che sono i miei preferiti. Dopo aver fatto il girasole ho passato un po' di ombretto sopra, sempre sul tono del marrone. I classici pandistelle che non potevano mancare. I biscottini. Fragoline. E i quadrifogli. Con un brillantino al centro. Questa è una scatola piena di questi. Ok, ora vi faccio vedere altri orecchini. Questi sono montati su, avevo fatto vedere un paio la volta scorsa, questo qua avevo fatto vedere montati così. Allora ce li ho così. Poi l'altra rosellina, e ho pure orecchini normali al lobo e anellino. Se volete vederli sono nel video acquisti e creazioni prima di questo. Poi ho fatto questi, sempre su questo tipo di monachella. Ora già siamo a 8 minuti e 35, quindi passerei ai charms sfusi. Porterò anche questi li terrò sfusi. Allora, ho fatto 3 ciampelle bicolore, sempre con uno stampo acquistato da Calami Pigliamale, Erika. Ho fatto una serie di biscottini diversi da quelli degli orecchini, 2 ciambelline al momento, fiocchetto biscottino, margheritine a tutta forza, pandistelle a tutta forza da aggiungere su bracciali e orecchini, fiocchetti, dove questo è il tutorial sul mio canale se volete dargli un'occhiata. Cornettini, margherite sempre però sul rosa e sul celeste, barrette di cioccolato sia bianca che fondente,
altre giambelline e ne ho un'altra bustina di giambelline, quindi ne ho fatte parecchie. Questi sono i giams. Adesso vi faccio vedere le ultime 4 cose, 5 cosette. L'ho fatto questa collanina. C'hai i giams sotto con il centrale tipo sempre effetto tunnel. Ho montato due cipollotti con due quadrifogli sotto che richiamano il centrale. E poi ho montato un cordino, non è di caoutchouc, non è nemmeno filo cerato, è un cordino di cotone semplice, morbido. E poi ne ho fatto. Questi sono. Vi devo far vedere qual era la videocamera. Ok. Sono dei barattolini, quelli per le caramelle. Ne ho fatto due. Pan di stelle. Due con il biscotto. Uno l'ho lasciato semplice. E l'altro l'ho fatto con il ripieno al cioccolato. Con questi io li venderò abbinati una creazione oltre che bella anche buona. Questi delle bustine di caramelle sono vari tipi, li metterò all'interno con tutto il pacchettino all'interno, ne metterò tre diversi che andranno a fare l'abbinamento con i portabiscotti, ma metterò le caramelle. Con questa immagine golosa vi lascio, seguitemi in molti, sto apprezzando molti i commenti che mi lasciate sotto i video, sono contenta che mi apprezzate così e continuate, ok? Vi lascio con l'orsetto col cappellino. Ciao ragazzi, buona giornata.